la natura umana ha alla base un'essenzialità che è comune, che però è da definire, viene definita in tipologie continuamente diverse. Ed è per questo motivo che le verità possono essere vestite, la nuda veritas, vestite in maniera molto differente, e sono le verità secondarie proprie, che non sono false, sono verità anch'esse, ma che hanno soltanto una parte circostante, periferica. Il nucleo profondo della verità è invece comune a tutti ed è legato ad alcune categorie che bisogna di volta in volta affrontare, giustificare e motivare. Ed è qui che di solito si sviluppa la riflessione filosofica, che è in assoluto la più complessa. Carità, solidarietà, è interessante l'uso anche che ha fatto l'onorevole De Michelis del termine umani, umanità, questa base comune, che è affermata, e io la rappresento e concludo, dicevo, con questa parabola tibetana, andando perciò al di fuori dell'orizzonte strettamente cristiano. È una parabola molto nota, peraltro. Una persona sta camminando su una pista nel deserto. Vede da lontano, le piste del deserto si distendono quasi all'infinito, vede da lontano avanzare un oggetto sconosciuto, mobile. E naturalmente il primo elemento qual è? È il terrore, perché sembra quasi che sia un animale, una belva. Nel deserto non hai nessun riparo, devi continuare a procedere. E questa persona procede inesorabilmente. Le distanze si aboliscono, diminuiscono, ed ecco che riesce a intravederlo meglio. È una persona, è una figura umana. Ma è cessata per questa la paura? No. Ricordiamo la parabola del buon samaritano. Può essere un brigante, può essere un predone del deserto. Ed ecco allora che rimane ancora l'incubo dentro. E allora cosa fa questa persona? Non guarda più. È il tipico atteggiamento di chi ha paura dell'altro, che cerca di evitarlo. Però sente che i passi avanzano, avanzano, fino a quando è lì, davanti a te. È avvenuto l'incontro, se volete, il dialogo. Ecco come finisce la parabola. Alzai gli occhi, lo guardai in volto, lo sguardo volto con volto, Levinas ci insegna. Ed ecco, era mio fratello che non vedevo da 20 anni. Cioè, vedete che è necessario, assieme alla verità, avere anche la capacità di guardare nei volti e quindi di ricordare che dietro agli ambasciatori ci sono milioni di volti, di persone che hanno una loro storia e che devono essere conosciuti e guardati per non temerli e forse anche alla fine per amarli.